Intanto porto la mia solidarietà da studente universitario a tutti gli studenti che sono qui oggi in piazza per manifestare contro un sistema e contro delle pratiche legalizzate e accettate soprattutto e anche sponsorizzate da tutti i partiti dell'arco parlamentare che sostengono il governo. Dopo la morte dei due giovani studenti mentre stavano effettuando uno stage, oggi gli studenti sono scesi in piazza in oltre 40 città italiane. Assolutamente, è una manifestazione studentesca, una manifestazione nazionale che è stata indetta e organizzata in più di 40 città italiane e questo ha visto comunque una grandissima adesione da parte del movimento studentesco italiano sostanzialmente, proprio perché comunque siamo arrivati al punto in cui è necessario dire basta. Quindi sì, naturalmente non è una manifestazione, potremmo dire, che ha un'appartenenza partitica, mettiamola così, ma è una manifestazione che comunque porta a un attacco diretto anche contro il governo, soprattutto anche per quel che riguarda il discorso della seconda prova in maturità, dove il ministro Bianchi dall'oggi al domani sostanzialmente ha posto all'interno del programma di esame di Stato appunto la seconda prova scritta, senza tenere minimamente conto delle difficoltà vissute dagli studenti negli ultimi 2 anni con la didattica a distanza. Una protesta che si è concretizzata anche ad Arezzo in Piazza della Libertà. Al centro della manifestazione ci sono soprattutto l'alternanza scuola-lavoro e più genericamente tutte le situazioni in cui gli studenti iniziano a lavorare come parte del loro progetto formativo. Si vede come spesso e volentieri i progetti di alternanza scuola-lavoro non sono minimamente coerenti con i percorsi di studio degli studenti stessi e soprattutto spesso e volentieri gli studenti vengono mandati in luoghi di lavoro comunque in progetti in cui la tutela è minima e purtroppo insomma un esempio sono state le due morti che ci sono state negli ultimi giorni, quella di Lorenzo Parelli morto a Udine e del ragazzo Giuseppe insomma, di Fermo morto a 16 anni mentre appunto lavorava per l'azienda alla quale era stato assegnato da parte della scuola. Cosa chiedete? Più garanzie e più tutele? Sì, naturalmente più garanzie e più tutele per gli studenti e soprattutto anche l'istituzione di commissioni paritetiche all'interno dei singoli istituti formate da studenti in sinergia con i professori e il preside. Questo per quale motivo? Per permettere agli studenti di avere un organismo comunque di controllo sulla scelta dei progetti, in modo che se vengono scelti o designati progetti che non hanno nulla a che vedere con il percorso formativo degli studenti, gli studenti siano in grado di dire guardate, non è il caso magari di scegliere questo progetto.